Va come siamo stilosi adesso. Dunque, aspettiamo Tommy Tribolazioni. Eccoci qua, arrivo, eh. Perché no, penso che sia bello. E dove sei, scusami? Vabbè, sti cacchi. Ah, preside, Non è buongiorno. possibile. I goblin in Ah no, è il combutta con professore. Rookwood. Non Ok. ha alcun senso. Sì, è a dir poco inusuale. Inusuale. Inconcepibile, direi. Ah, fig. Ci sono visite. Cercherò di scoprire qualcosa. È una voce Signore, che ho già ho ispezionato il sentito. reparto proibito mentre era via con il professor Black. Ciò che Cosa hai cercavamo era fatto un tu? libro. Cosa hai fatto? Cosa? Ma è... un attimo. Sei entrato nel reparto proibito? Ma come? Ripensandoci, forse è meglio che mi Sei risparmi qua i da dettagli. 24 Forse è meglio. ore, come hai Il fatto? libro si trovava al di sotto del reparto proibito, come si vede nella mappa. Voglio sapere tutto, ma prima diamo un'occhiata. D'accordo. Ah, com'è? È bello. È proprio bello preso lui. Oh, Ah, Madonna mia. santi nomi. Sembra Lo che sapevo. manchino alcune pagine. Lo sapevo che la facciamo vedere la pagina Qualcuno ha messo strappata. le mani sul libro prima di noi? Ma da molto tempo, secondo me. Dovrò accontentarmi di studiare quel che resta. Forse possiamo ancora ricavarci qualcosa di utile, ma servirà tempo. Faccia pure. Mi chiedo che ci facesse qui, sotto Hogwarts. Penso di saperlo io. Magia antica. Ho visto altri due ricordi là dove ho trovato il libro. Un altro pensatoio. Per Godric. L'uomo che abbiamo visto poc'anzi, Percival Rackham, insegnava qui. Nel primo ricordo c'erano lui e altri tre professori che usavano la magia antica per salvare un borgo dalla siccità. Miriam aveva ragione. E nel secondo ricordo? Parlavano con una studentessa che aveva iniziato dal quinto anno, come Come me. me? Poteva vedere anche lei le tracce della magia. Perché proprio quei ricordi? Magari ce lo spiegherà il libro. Magari le Ora pagine dovrò portarlo strappate. con me a Londra. Il preside insiste affinché vada a parlare della morte di George direttamente con il Eh beh, ministero. certo. Mica è una roba così da tutti i giorni, eh. Cosa dirà loro della morte del signor Osric? Non so quanto possa spingermi a dire. George aveva già provato a convincere il ministero su Runrock, ma invano. Che novità. L'istinto mi dice di continuare per... Vabbè, io probabilmente dovrò seguire le mie lezioni. Capisco. Mentre lei non c'è, cercherò di ottenere maggiori informazioni sulle pagine mancanti. Bene. Che belli che Non siamo. trascurare gli studi. Migliori a vista d'occhio con la bacchetta. Lo so, lo Ma so. anche erbologie e pozioni sono importanti. La magia è molto più del solo lancio di incantesimi. Quello è Avrò vero. molto di cui occuparmi mentre lei non c'è. Hai fatto un lavoro eccellente. Al mio ritorno mi farai vedere tutto quello che hai imparato. Andiamo ad erbologia allora. Oh, e non trascurare gli amici, ti sorprenderà scoprire quanto puoi imparare anche da loro. Lo so, uno mi ha insegnato come entrare nel reparto proibito, pensa un po'. Dunque, sfida completata. Che cosa sblocchiamo da questa sfida? Otteniamo... Ah, il mantello, bello! La cappa leggendaria. E questo cos'è invece? Indumenti rinforzati leggendario, e la Madonna. Oddio, non è brutta, ma non sta bene con quello che abbiamo adesso. È bella però, bella è bella. Dunque, quali sono le mie prossime missioni? Che si sbloccheranno ora. Ho bisogno di parlarti. Incontriamoci a Lower Oxfield appena puoi. Ho notizie su Rookwood e Harlow, ma credo sia meglio discuterne lontano dal castello. Ok. Qualcun altro? Sì, fammela fare però. Non me lo fa fare. Il professor Fig e la professoressa Weasley mi hanno chiesto di insegnarti un ulteriore incantesimo difensivo. Ben Per accetto favore, allora. completa gli incarichi che ti ho assegnato, dopodiché raggiungimi nella mia aula. Come ricattare uno studente? Ti ha appena inviato un posto via Gufo chiedendoti di incontrarti al borgo della zona. Ok. Ma devo farlo per forza, ma fammi fare le cose come dico io. E se io volevo imparare l'incantesimo? I borghi sono piccole comunità. Grazie, lo so, ho già visitato la mappa per i fatti miei. Tanto ci devo arrivare a quanto pare. Lezione, incontrati con Natti. Allora, calmi un attimo tutti. Bacchette incrociate. Oh, che bello. Allora, calmi. Expelliarmus è buono. Schiva gli attacchi con delle capriole. Lancia l'incantesimo incendio sui nemici.
Minchia, una cazzata. Erbologia, iniziamo da questo. Anche se, fermi un attimo, facciamo round di bacchette incrociate, che così schiviamo gli attacchi e lanciamo incendio. Qua me lo ricordo. Qui è dove appunto c'era il pendolo gigante nel terzo film e Harry dà la lettera alla McGranit, che però non lo fa andare in gita, perché ovviamente i zii non l'avevano firmata. Il pozzo dei quattro animali. E qua c'è il ponte, che figata, non l'avevo ancora visto. Ma c'è un gufo, posso accarezzarlo? Oh, non eravamo ancora mai andati da questo lato. Comunque andiamo a fare il duello. Ciao Lucan, è pronto? Grande incontro oggi. È il momento della verità. Oggi scopriremo se addestramento e passione ti basteranno per vincere il titolo. D'accordo. Pronto a coprirti di gloria? Sì, ma vorrei farlo da solo, se possiamo, solo per fare le rotolate. Certamente. Fantastico, hai già un partner per il duello? Beh, in realtà possiamo farlo... Dai, facciamolo in coppia, proviamo. Sì, Sebastian. Allora cominciamo! Ogni tanto però cambiano i colori delle luci quando passano da un personaggio all'altro. Sarà un vero trionfo? Così ti voglio. 4 contro 1, ma pensa un po'. Round dei campioni, è là. Allora, calmi un attimo. Infrangi gli scudi con i danni... Ok, questo già lo sappiamo. Che poi, calmi un attimo. Vediamo se me li conta. Incendio. Iniziamo a togliercene almeno uno di torno. Incendio. Ed è andato. Leviosa. Vieni qua. Incendio. Ma i nemici non fanno niente. Oh, ho sbagliato. Incendio. Incendio. Ma i nemici non fanno veramente nulla. Ma che... Questo dovrebbe essere esperto. Non hanno fatto niente. Non hanno fatto niente. Che trionfo. Hai vinto il torneo. Ah beh, wow, fantastico. Siamo solo all'inizio. Quello non era nulla, sono solo all'inizio. Se gli esperti di duelli di questa scuola non sono abbastanza per te, forse dovresti trasferirti a Durmstrang. Magari sì. E adesso ecco il premio. Fate schifo, frate. È un vero onore per me poterti consegnare questo premio semplice ma elegante per i traguardi da te raggiunti. È un vestito? Grazie mille. L'onore è tutto mio. Te lo meriti. La tua abilità è considerevole. Ora che abbiamo incoronato il vincitore indiscusso del torneo, devo fare il ritorno ai miei doveri scolastici. Ah, wow. Chissà come stanno le mie piante di erbologia. Non mi prendo cura di loro da secoli. Ci vediamo a lezione, allora. E il mio premio? Indumenti da campione. Wow. Figata. Direi che ha vinto il migliore. Eh sì, non tu questo giro, mi spiace. Però io sento il rumore di una chiave... E credo che sia là sopra a questo punto. Vediamo se mi ha contato le rotolate. Ok, i nemici li abbiamo fatti. Rotolate 3, giustamente. D'accordo, andiamo a erbologia. E poi vediamo se andando da Nelly ci fa altre rotolate. Ok, meno male che girando abbiamo già trovato erbologia. E tra l'altro, fammi vedere se posso. No, volevo vedere se già potevo recuperare un po' di piante che avevo preso l'altra volta. Ma buongiorno. Ma che caruccetta. Cosa stai regalando? Buongiorno, professoressa Allium. Che piacere rivederti. Che carina. Lenora cara. Oh, ecco. Ne avrai bisogno per la lezione di oggi. Un regalino per tua zia. Ah, wow. Ma che belli che siamo noi. Eccoti. Eccoti tu che sei senza nome. Accogliete la nuova rosa del nostro giardino. Sebastian, perché ci guardi così? Insieme. Che carina che è. Quanto è emozionante essere di nuovo tutti quanti qui. L'anno a venire sarà pieno di magia e di stimoli. Ne sono sicuro. La cosa più importante che coltiveremo qui a Erbologia è la conoscenza. L'esperto di erbologia attento teme la tentacola velenosa tanto quanto il bulbo balzellante. Ok. Benissimo. Oggi faremo la conoscenza del mellifluo tubero noto con il nome di radice mandragola. Di mandragola. Appena detto tubero subito l'avevo capito.
Vediamo se riusciamo a far stare un po' più comode le nostre amiche vegetali. Per prima cosa, col cotone? Ecco qua. Ora ascoltate. Ma dai, ho vattato per davvero. La mandragola dal ciuffo e tirate saldamente. Devo farlo per davvero, lo fa. Ah, ok. Meno male che esiste riparo. Ora mettete le mandragole nei vasi e poi compattate il terriccio. La Madonna, meno male che esiste riparo per queste situazioni, ma veramente, che la faccia. Terra deve avvolgere la radice come una coperta, in modo che la mandragola stia bella comoda e che cresca bella grossa. Riparo. Eccolo, lo sapevo. Mi dispiace molto. Temo che la tua fosse un po' troppo matura. E la Madonna. Tu puoi andare. Ah, finita così? Ottimo lavoro, ragazzi. Wow, se... cioè, cazzo. Le lezioni di Hogwarts sono... sono corte corte, eh? Il dittamo ai nostri banchi da giardinaggio. Voi ah, ok, dobbiamo iniziare. Continuare. Chissà se gli ippogrifi gradiscono la centinoria. Salve, prof. Sì, professoressa. Prima di tutto, complimenti per il tuo lavoro con la mandragola. Quelle piante possono essere difficili da gestire. Lo so. Ah, è stato divertente. In realtà mi è piaciuto molto. Mi sono lasciato contagiare dal suo entusiasmo. Sei gentile a dire. E anche dal suo bel il faccino. Il talento dell'erbologia cresce rigoglioso quanto una mandragola nel terriccio fresco. Ora, come dicevo, procederemo col piantare il dittamo. Vediamo di trovarti dei semi. Già fatto. I semi li ho già, professoressa. Esatto. Li ho presi a Hogsmeade. Hai visitato la rapa magica? Ottimo. Chi si prepara bene non può che fiorire. Speriamo. Ho fatto in modo che avessi il tuo banco da giardinaggio qui in aula. Non è stato facile, visto lo scarso preavviso. Vabbè. Ora pianta i semi. Dovevate prepararvi. Poi tornerai a raccoglierne i frutti più avanti. Pur con l'aiuto di suolo, luce e magia, hanno bisogno di tempo per crescere. Con cosa potrei il mio banco? Ah, è questo. Fiordalisi gialli. Delizio. Il dittamo ha proprietari costituenti e per questo è fondamentale nella pozione rigeneratrice. Come il professor Sharp vi avrà sicuramente. Non ancora, non ci sono ancora andato. Dunque, dittamo. 10 minuti? Ah, ma davvero serve il tempo. Però non mi fa vedere il resto, mannaggia. Ah no, aspetta, questo sì. 15 minuti. Ok, solo delle cose che ho comprato mi fa vedere il tempo. Tieni. Resa 5. Puoi fertilizzare la pianta aumentando la resa e compostiera e sterco per creare il fertilizzante. Ok, quindi molto probabilmente noi possiamo farlo qui, ed è uno solo. Oppure possiamo farlo nella stanza delle necessità quando si sbloccherà, avendo anche la compostiera e avendo tutti i vasi che vogliamo. Ben fatto. Una volta che sarà maturo, potrai usare il tuo dittamo nella pozione rigeneratrice. Ma di questo ti parlerà il professor Sharp. Grazie. Allarghiamo un po' il discorso. Voglio presentarti un tipo di pianta diverso. Il cavolo carnivoro cinese. Scoprirai che certe piante risultano più utili fuori dal calderone che dentro. I cavoli diventano irascibili se non masticano qualcosa. Fortunatamente ho un manichino adibito a questo scopo. Perché? Daglielo da sgranocchiare, vuoi? Ma perché? Sono nell'altra serra, all'estremità opposta del ponte pedonale che parte da questa stanza. Il tuo compagno di classe Pruett si è offerto di accompagnarti. È quello con cui ho fatto a botte prima? Ah no, non è vero. A proposito, bada alle dita, mordono piuttosto forte. Ciao. Ti Eccoci qua. Ho visto mentre andavi a Hogsmeade l'altro giorno. Piacere di ah sì, ci ho fatto a botte prima a lui. Ti mostrerò i cavoli carnivori cinesi. Per raggiungerli dobbiamo salire questa scala, ma vai avanti tu. Cos'è, hai paura che ti mordano? A proposito, ottimo lavoro in difesa contro le arti oscure. Come, scusa? Il tuo duello con Sebastian. Ah. E lui è in gamba, o almeno crede di esserlo. Eppure lo hai fatto quasi letteralmente a pezzi. È stato bellissimo. Bello, buttato giù dal tavolo, Grazie. Non è stato difficile. Questa è la casa dei... Su, prendi un paio di quei cavoli. Ma attenzione alle dita, io ci ho quasi rimesso un pollice. Madonna mia, ma cos'è? Piante contro lo zombie? Ora, vedi quel manichino? Tiragli addosso i cavoli e loro faranno il resto. D'accordo, dammi un secondo. Ne sto prendendo più di qualcuno.
Dunque, manichino, pianta carnivora, L1. Ah! Ci va proprio pesante. La cavolo di bocca. Mia madre ne ha piantati un po' nel giardino. Ui, vai via. Per tenere lontani gli gnomi. Lei non ha dovuto degnumarlo, ma Dio giunchigli e strombazzati. E basta? Ah, che piccoli infami. Sono proprio le mie piante preferite. Altro che bubo tuberi o bulbi balzellanti. Questi cavolacci sì che sanno come coprirti le spalle. Non che tu ne abbia bisogno, ma pensa se quello non fosse stato un manichino. Quello è vero, pensa se era un mago oscuro e gli si attaccava le balle. Potrebbero essere utili. Effettivamente potrebbero rivelarsi utili anche fuori dalla serra. Avere rinforzi non fa mai male. Neanche se si ma quelle api ferme dietro lo schermo? Con i troll a Hogsmeade e tutto il resto. Anche un'umile crocifera potrebbe rivelarsi preziosa. Tutto è utile in guerra. Da erbe essenziali e funghi fatali. Piante del tipo che i tuoi genitori non vorrebbero mai ingerire. E tu ce l'hai, immagino. D'accordo, faremo meglio a tornare in classe. Ah, perché continua erbologia o facciamo altro? È comodo, ci rivediamo in classe. È schiattata. E dopo questo utile promemoria del perché bisogna sempre indossare i guanti di pelle di drago, la lezione è finita. Mi dispiace tanto, Clopton. Chi è Clopton? Ho badato ai cavoli carnivori cinesi, professoressa. Piante incantevoli, non trovi? Oh, voglia. Spero non ti abbiano dato eccessivamente da fare, ma non vedo morsi né dita mancanti. Ebbene, perché sembri avere un bel pollice verde. Ah, non vedo l'ora di veder sbocciare le tue abilità erbologiche. Anche io le piante danno tanto, a dire il vero le piante non mi interessano. Io vorrei vedere sbocciare lei, prof. Le piante magiche hanno così tanto da offrire. Voglio imparare a conoscerle meglio. Bene. Guarda se non ci sta già provando con la prof. Prenditi cura del tuo giardino e lui si prenderà cura di te. Certo. Ah, beh, direi che è tutto. Passa da me a fare due chiacchiere qualche volta. Mi piace tenermi aggiornata sui miei studenti. Anche noi vogliamo tenerci aggiornati su di lei, prof. Ecco, l'uomo da battere a bacchette incrociate. Che non ce l'hai fatta, mi spiace. Spero che quelle mandragole si stiano godendo i nuovi vasi. Mi sono costate l'udito. Dunque, prossima missione, andare a pozione? Lezione di pozione. Non mi ricordo in quale gioco di Harry Potter. Forse era il sesto. Sì, perché era molto incentrato sulle pozioni con la Felix e l'Umacorno. C'erano anche le missioncine dove dovevi fare le pozioni proprio perché avevi anche il libro del principe. Vediamo quest'uomo. Ah, è un po' sbilenco. Pozioni è tra le materie più ardue e pericolose tra quelle insegnate in questa scuola. Come studenti del quinto anno dovrete affrontare nuove sfide sia di disciplina... Ma una gamba di legno o cosa? Inizieremo questo trimestre con la pozione rigenerativa. Quella più semplice di tutte. Signor Takkar, può dirci perché questa specifica pozione potrebbe risultare utile? Sì, professor Sharp. La pozione rigeneratrice viene usata per disinfettare o guarire vari tipi di ferite. Può guarire alcune ferite, ma non tutte. Punti per Corvo Nero. Prima della fine della lezione odierna, ognuno di voi avrà creato una pozione rigeneratrice, da solo. Speriamo. Non si può mai sapere quando può servire. Vi prego di iniziare. Beh, non sarebbe male averne qualcuna e soprattutto di livello superiore che ci cura un po' di più. Schiacciate gli ingredienti con movimenti decisi e uniformi. Ok. Prestate estrema attenzione nel maneggiare le polveri. Starnutire può essere disastroso. Una goccina? Ma siamo bravissimi noi. Ok, girare di nuovo. Dall'altra parte. Per un attimo ho pensato che dovessi farlo più con calma, magari. Adesso esplode qualcosa. Vedo che molti di voi sanno ancora come mescolare. Tiè. Non è una pozione semplice questa. Ben fatto. E ma perché le lezioni durano così poco? Credo non sarebbe una cattiva idea esercitarsi a distillare la pozione difensiva Edurus. Ok. La professoressa Weasley ti ha mandato a prendere la ricetta da J. Pippin, vero? Sì, certo. Signore. Bene. Per il momento puoi trovare gli ingredienti necessari nel mio ufficio. Ma la prossima volta vattene a comprare. Poi come fanno i tuoi compagni.
Alcuni puoi raccoglierli dalle piante che coltivi a lezione di erbologia e altri, più rari, puoi invece acquistarli. O coltivarli dentro la stanza di necessità. Sono difficili da ottenere e richiederanno un po' più di intraprendenza. Immagino. Vieni da me una volta terminata la preparazione, così vedremo se la tua è stata bravura o fortuna del principiante. Lui non mi sembra molto... molto fiducioso nel nostro operato. Aspetta. Imagine, il professor Sharp deve aver appreso molte cose facendo l'Auror. Vorrei che ce ne parlasse. Ok. Ora sappiamo cosa vuol dire i tre punti. Cioè, lo immaginavo, però. Ho sentito male o il professor Sharp ti ha dato il permesso di entrare nel suo ufficio? Esatto. Sì, vuole che vada a prendere degli altri ingredienti per distillare un'altra pozione. Fantastico! Tu non lo sai, ma ti è appena stata offerta un'opportunità straordinaria. Ti ricordi di me, vero? Garrett Weasley. Ah, sì. Sì, ci siamo visti nella sala comune. Vuole qualcosa per la sua pozione, di sicuro. Distillare una pozione Edurs. Io sto lavorando su qualcosa di davvero spettacolare, invece. Mi manca soltanto un ultimo piccolissimo ingrediente per darle il tocco finale. Ed è qui che entro in gioco io, giusto? Esatto. Come speravo, hai capito al volo. Mi serve solo una piuma di Fuper. Visto che sarai nell'ufficio di Sharp con il suo permesso, potresti procurarmela tu, già che ci sei. Non lo so, non credo sia una buona idea. Non so, Garrett, non vorrei che poi Sharp se la prendesse con me. Ma no, le piume di Fuper non sono costose. Sharp non noterà neanche che ne manca una. D'accordo, facciamo i coraggiosi anche un po' stolti. Bene, allora ti porterò una piuma di Fuper. Fantastico! Aspetta di vedere cosa sto distillando. Torna subito da me quando avrai la piuma. Sai che se ci becca dà la colpa a te di sicuro, vero? Tenete in ordine. Revelio! Allora, la pelle, la piuma e l'uovo di Ashwinder. Ah, tutta roba che ho già, tra l'altro. Tutta roba che ho trovato andando in giro. Ah, 1875 però, eh. Ora sappiamo bene o male una data all'incirca di quel tempo. Ah, gli stiamo anche rubando i soldi, pensa. Ah, eccolo qua. Ah, è quello il Fuper. A parte che tutta la roba già ce l'avevo. Competenza e pozioni non Eccolo si abbinano qua. In alcun modo alla fretta. Siate pazienti e meticolosi. Distintivo d'auro del professor Sharp. Ah. Vabbè, cacchio, mica scemo lui, eh. Comunque, sotto banco proprio ti è la piuma e non farti vedere mai più. Ecco la piuma di Fuper che desideravi. Splendido, grazie. Ci vorrà un po' per distillarla. Dovresti tornare alla tua pozione, Edurus. Ti avviserò quando avrò finito. Adesso vedi che fa esplodere tutto alla Simus, Finnegan. Quanto ci fai? Allora. Eccola qua, la Felix Felicis. Ci manca lo stelo di Lunari. Ma che strano, io ero sicuro di averla. No, non è vero. Ho il minerale. Ho il minerale. Ma se intanto faccio qualcos'altro? Giusto per provare? Posso fare solo la massima. Io ci provo. Aumenta il periodo illimitato di danni inferti. Ah, ma così? Devi aspettare per davvero? Vabbè, vai. Ecco fatto, grazie. Ottimo, e questa è fatta. Facciamola Edurus come voleva lui. 30 secondi, vai. 3, 2, 1. Eccola qua. Pozione Edurus. Ecco ora fatto. Usiamo della malva e... Che strano. Che sta succedendo? Kaboom! Un attimo. Non dovrebbe... Lo sapevo. Basta. C'è lo stacco di drago. Cos'è successo? Che cazzo hai fatto, Garrett? Complimenti, Garrett. E ora che c'è, Weasley? Chiedo scusa. Questi sono altri punti sottratti a Gryffondor. Ma dai, son bastardo. Signor Weasley. Non ha agito da solo. Chi è complice dovrà risponderne ugualmente. Vabbè, è colpa mia. Facciamo le nostre scuse. Ho distillato una pozione Edurus, come richiesto. E anche una massima. Che tu ne abbia avuto il tempo. Mi sembravi impegnato a generare il caos con Weasley. Mi dispiace. Mi dispiace, professore. Volevo solo aiutare un amico. Prendersi le proprie responsabilità è un'azione che apprezzo molto.
Immagino tu abbia preso la lezione. Le chiedo scusa. Per quanto riguarda l'operato di oggi al calderone, hai ottenuto dei buoni risultati. Punti a Grifondoro. Ti confesso che ero scettico, vista la natura avanzata di questa materia e il fatto che sei qui da poco. Sono felice di aver soddisfatto le sue aspettative. Un evento raro. E faresti bene a ricordarti che non sei ancora un esperto di pozioni. Aspetti che distilli una Felix. Gli ingredienti devi acquisire anche una profonda conoscenza degli ingredienti stessi. Quello di sicuro. Presta attenzione ad erbologia. Le piante che coltiverai in quelle lezioni ti serviranno per le pozioni di queste. Certo. E infine trova un luogo sicuro dove esercitarti con la preparazione delle pozioni. Non puoi lasciare il calderone sul fuoco dove ti pare. Chissà dove potrei andare. D'accordo. Tutto a posto? Abbiamo tutti vissuto sufficienti emozioni per oggi. La lezione è terminata. Me lo vuoi dire che cacchio è combinato? Lezione molto interessante. Grazie a te. Non era ciò che avevo in mente, ma è stata comunque fantastica. Apprezzo molto il tuo aiuto. Spero che Sharp non sia stato troppo spiacevole quando gli hai consegnato la pozione. L'ho sentito parlare di responsabilità. Beh, tu non ti sei preso le tue. Il professor Sharp era seccato, ma ora è tutto risolto. Niente di grave. Meno male. Si sarà fatto una bella risata dopo che ce ne siamo dubito. Andati. Sharp sembra scontroso, ma scommetto che ai suoi tempi qualche pozione l'ha fatta saltare in aria pure lui. Ma è quello tutti, Meglio andare. La prossima volta che parleremo ti prometto meno esplosioni. Posso avere i miei dubbi? Incontrati con Natti e dobbiamo schivare altre 7 volte i colpi dei nemici. E Natti, buona giornata, non abbiamo purtroppo la polvere, dobbiamo andarcene a piedi. Dai, sparamene ancora qualcuno. Sì. A posto. Incendio. Ti sta bene. Dunque, visto che ho raggiunto anche... Questo posto sembra uscito da un libro di favole. Esagerato. Dicevo, la metropolvere. Andiamo ad apprendere Expelliarmus. Prof, buongiorno. Ad ora lei è l'unica che mi sta dando dei compiti del cacchio. Professore, Willa, che è successo? Successe cose a caso. Ma... Ah, ok. Ma dai, perché siamo gli unici vestiti diversi? Le belle giornate ad Hogwarts passano tranquille ormai. Ma noi, prof? Spero che tu abbia portato a terra. Professoressa, ho completato gli ultimi incarichi che mi ha assegnato. Esatto. Ben fatto. Allora sei pronto per imparare Expelliarmus. Finalmente. Presta, aggiungo. Molta attenzione. Spesso basta l'incantesimo di disarmo a sconfiggere le streghe e i maghi oscuri più potenti che tu possa incontrare. Tipo silente? L'utilizzo della magia richiede una mente concentrata e una bacchetta ferma. Beh, è un incantesimo facile, dai. Expelliarmus! Gran bel lavoro. Se vuoi esercitare... Aspetti. Manichino è qui apposta. Ci penso subito allora. Dov'è il manichino? Eccolo lì. Expelliarmus. Direi che ci siamo, ma continua a esercitarti. Expelliarmus un giorno potrebbe salvarti. Scaglia via le bacchette e le altre armi dalle mani dei nemici. Vari nemici reagiranno in diversi modi una volta disarmati. Accio. Expelliarmus. Leviosa. Continui a esercitarti. Non male, dai.